Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo nuovo episodio di Lineamenti. Allora, oggi porto il legale buono. Da manuale, il legale buono è definito il crociato, cioè è diciamo la persona che salta tutti i valori di bontà, legalità, compassione, sacrificio, tutto ciò che incarna essenzialmente il paladino. Infatti, il paladino deve essere per forza legale buono e questo allineamento è molto esaltato, quindi diciamo che chi è legale buono tende a seguire il percorso da paladino, tra virgolette, anche se non lo è, aiutare gli altri, sacrificarsi per gli altri, combattere il male. Ecco, questo è come lo definisce il manuale, per questo ha scelto proprio il termine il crociato. Come lo vedo io il legale buono? Il legale buono è uno di quei allineamenti più difficili da giocare, perché molti lo vedono come un ostacolo. Ebbene sì, l'allineamento tante volte è visto come un ostacolo, come un'imposizione. Cioè, tu sei legale buono, tu per forza devi seguire le regole, devi essere buono, devi passare praticamente per lo stupido, perché se uno è malvagio non lo puoi uccidere indiscriminatamente, non puoi fare atti caotici, non puoi. Ecco, ma in realtà non è così. Il legale buono, quello che fa, lo fa per scelta. E lo fa seguendo un suo codice, delle sue regole, segue il suo animo. Questo non deve essere una limitazione. Badate bene, giocare a un personaggio legale buono deve ovviamente piacere, ma deve essere qualcosa che stimola il giocatore, il personaggio in sé, a migliorarsi, a andare avanti. Deve trovare, e qui è il difficile, soluzioni non ovvie. Uccidere, distruggere, rubare. Cose più semplici da fare in gioco per andare avanti. Lui deve riuscire a risolvere tutti i problemi col dialogo, magari trovare una soluzione che aiuti tutti. Anche lo stesso nemico, semplicemente non occorre per forza ucciderlo o derubarlo, renderlo alla miseria. Può trovare vie alternative. Deve trovare vie alternative. Ecco perché è difficile da giocare. Lui cercherà sempre di trovare una soluzione migliore per tutti. Il suo spirito altruistico porta a ciò, porta a aiutare anche magari il malvagio, tra virgolette, che non è propriamente malvagio, il mostro che, tra virgolette, è solamente magari un animale o una creatura neutrale che si nutre, è un cacciatore, e così via. Quindi è combattuto. Certo, si difenderà, combatterà per la sua vita, e se il male è irrimediabilmente, diciamo, radicato come un demone, un non morto, tutto il resto, proprio anche magari un umano talmente depravato, talmente malvagio che non vede redenzione, colpirà senza esitazione e colpisce nel modo più duro e più brutale che può. Ecco perché proprio il legale buono è perfetto per il paladino che ha proprio queste capacità. Comunque, il legale buono io lo vedo come un allineamento molto macchinoso. C'è parecchio da pensarci, non è da prendere a ridere che è standardizzato in quel modo, è sempre identico. In realtà è l'opposto. Sta alla mente creativa del master, alla mente creativa del suo giocatore, giocare questo allineamento, vedere come si può spingere, dove può sbagliare. È ovvio, sì, è l'allineamento che è più facile è da, tra virgolette, tradire. Perché è difficile essere sempre perfettamente legale buoni, ma ci sta sempre la punta, diciamo, di caoticità o magari un atto egoistico. È legale buono, ma non eternamente. Un singolo atto egoistico, un singolo atto caotico non per forza fanno cambiare allineamento. Ripetuti atti faranno modificare ciò, ma un grande atto malvagio, un grande atto egoistico possono irrimediabilmente togliere lo status di legale buono, ovviamente. Quindi ecco che è difficile da giocare. Non, come dicono molti, limitante, ma difficile. C'è chi piace giocare difficile. Io spesso l'ho usato questo allineamento di legale buono, mi piace, non è il mio preferito, e ti stimola veramente a usare il cervello, ti stimola veramente a trovare soluzioni alternative. E ricordate, se il master, dipende anche dalla campagna, capisce il gioco, legale buono paga sempre. Perché una persona che aiuta, una persona che ha dei valori e che aiuta il prossimo,
magari tante volte senza neanche chiedere niente in cambio, verrà sempre valutata e verrà sempre vista di buon occhio e magari si può fare una reputazione e magari può essere aiutato da tante altre persone. Quindi questo per me è il legale buono, un allineamento difficile e complesso, non limitante se si usa la testa, ma che dà spunto forse anche molto più di altri allineamenti a un gioco diverso, a un gioco più tecnico, più filosofico e anche più, diciamo, caratteriale. Bisogna avere carattere per giocare il legale buono, riuscire sempre a trovare la soluzione più difficile, ma spesso è anche la migliore, non la più scontata, la più facile. Quindi non ho altro da aggiungere, fatemi sapere come sempre i vostri legali buoni. Sono sicuro che molti di voi l'avranno schernito il legale buono, ma io cerco di farvi come sempre cambiare idea per farvi vedere tutti gli aspetti. Per carità, esiste anche il legale buono schermito, perché molte volte tende all'esagerazione, il fanatismo, ma sono sempre stili di gioco, modus operandi di ogni master diversi e tante sfaccettature, sempre lo stesso allineamento. Perché tutto ciò che sfocia nell'esagerazione si va a rovinare, e anche il legale buono non fa eccezione. Vi ringrazio come sempre, mi piace, condividete, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!